Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con lo scrigno degli oracoli. Di conseguenza, come potete ben immaginare, faremo appunto due varianti. La domanda che andremo a fare quest'oggi non è inerente all'amore, non è inerente ai sentimenti, bensì è inerente all'ambito professionale, economico professionale. Quest'oggi farò appunto in riferimento agli uomini. Domani pubblicherò un video con appunto la stessa domanda appunto da fare agli arcani in riferimento alle donne. Di conseguenza andremo appunto a chiedere ovviamente a questo meraviglioso mazzo, che come dico sempre io è un perfetto compromesso tra appunto i più semplici oracoli e invece i tarocchi più tradizionali, quindi 78 arcani maggiori e minori, andremo appunto a chiedere come migliorerà la situazione economico-professionale o di un uomo che conoscete, o appunto nel caso in cui siate proprio voi uomini appunto a guardare questo video, come appunto migliorerà la vostra situazione. Utilizzerò il metodo delle 5 carte o metodo della croce semplice o delle 5 gemme nel metodo appunto temporale, quindi nella variante temporale, quindi non classica. Quindi cercheremo di capire il passato della situazione, il presente, due carte inerenti al futuro ed infine gli ostacoli, che ovviamente in stese di questo genere obiettivamente sono molto molto importanti. È una posizione a mio avviso assolutamente importante. Di conseguenza, come sempre, io vi ricordo che vi lascio due link in descrizione di due miei video precedenti a questo, in cui appunto do una descrizione dettagliata di questo mazzo, e nell'altro appunto specifico le motivazioni che mi portano alla scelta delle due sole varianti nel momento in cui mi accingo appunto ad utilizzare lo scrigno degli oracoli, riprendendo ovviamente la teoria degli opposti psichici di Jung. Quindi se volete potete ovviamente andare a vedere questi video. Iniziamo dunque con la prima variante. Io inizio come sempre a mescolare il mazzo e dunque chiediamo come migliorerà la vostra situazione, ovviamente professionale e quindi di rimando anche economica, tutti appunto coloro che si sono sintonizzati per il principio di sincronicità su questo video hanno scelto appunto la prima variante con il metodo della croce semplice e quindi delle 5 carte. Cerchiamo di capire il vostro passato, il presente, il futuro ovviamente e gli ostacoli, quindi su cosa ovviamente poter agire. Vediamo un po'. Perfetto, anzi le sposto qua in alto di modo che il mazzo non dia fastidio alla lettura. Allora, iniziamo con la prima posizione, quindi carta inerente al passato, quindi i giorni scorsi, le scorse settimane o anche gli scorsi mesi. Vediamo un po' la vostra situazione professionale, da quali energie appunto parte. E qui abbiamo la carta dell'accoglienza. Allora, sicuramente il passato vi ha riservato delle sorprese, comunque tutto sommato non negative. La carta dell'accoglienza
ci parla o dell'aver iniziato un nuovo lavoro, oppure dell'aver ricevuto, per esempio, una promozione, oppure dell'aver cambiato in maniera soddisfacente, appunto, la propria professione, anche magari proprio il vostro stesso ambito professionale. Avete iniziato, per esempio, ad occuparvi di qualcosa di totalmente nuovo. La carta dell'accoglienza ci parla comunque di una sorta di benvenuto, quindi, di un nuovo inizio, che ovviamente vi è sembrato assolutamente proficuo e meritato. Tra l'altro la carta dell'accoglienza è il primo arcano di questo mazzo, di conseguenza ci rimanda all'arcano del mago. Di conseguenza c'è l'inizio, l'apertura, la disponibilità nei confronti di un nuovo lavoro, di una persona, di un gruppo appunto professionale. Potreste aver ricevuto una richiesta, potreste aver fatto un colloquio che in particolar modo vi ha dato grande soddisfazione. Quindi avete respirato aria di positività. Vi ripeto, questa ragazza è una carta del passato, quindi può essere inerente o ad un passato più recente, quindi giorni scorsi, oppure ad un passato più lontano, per esempio qualche mese fa, diversi mesi fa o addirittura anche un anno fa. Quindi sicuramente in questo lungo lasso di tempo, che riguarda appunto il passato, c'è stata la buona disposizione verso un qualcosa di nuovo e qualcuno a sua volta è stato ben disposto nei vostri confronti. La carta dell'accoglienza ci parla appunto di un nuovo luogo di lavoro che vi ha in qualche modo accolto a braccia aperte. Oppure, vi ripeto, di una nuova professione che avete iniziato partendo da delle ottime basi. Quindi ci sono stati dei cambiamenti, magari anche insoliti, inaspettati, che vi hanno portato a delle opportunità vantaggiose e anche a delle occasioni di crescita. Vi ripeto, potreste comunque aver iniziato, per esempio, delle nuove mansioni, magari nello stesso ambito professionale. Potreste appunto aver ricevuto una promozione, un avanzamento di carriera. Quindi qualcosa che sicuramente vi ha dato dei sentimenti di positività e di apertura. Potreste in qualche modo aver anche ricevuto risposta positiva in riferimento ad una vostra richiesta, per esempio un aumento. Quindi una situazione qualsiasi che da un punto di vista professionale e quindi di rimando economico vi ha fatto vedere il futuro con occhi diversi. È chiaro che però la carta dell'accoglienza, come chiaramente tutti gli arcani, ha anche il suo risvolto negativo. Quindi questa situazione di grande novità può avervi comunque portato ad un sentimento di diffidenza, poiché in qualche modo non vi siete sentiti del tutto con le spalle coperte o comunque con gli strumenti adatti per poter iniziare appunto questa nuova professione o questo nuovo cammino professionale, queste nuove mansioni che magari vi sono state affidate, questo nuovo progetto. C'è qualcosa che comunque vi ha lasciato perplessi e titubanti e un po' di sfiducia. Ma vi ripeto, inizialmente qui partiamo da una situazione di grande positività. Comunque c'è stato un cambiamento che, vi ripeto, può essere avvenuto qualche giorno fa, qualche settimana fa o anche diversi mesi fa. Un cambiamento che vi ha fatto ben sperare in riferimento al futuro. Vediamo a questo punto una carta importante, che è la carta del presente invece, quindi come questa situazione di positività può in qualche modo essere andata avanti rispetto a quelle che erano le premesse. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della fortuna, del caso. La carta della fortuna e del caso ovviamente ci riporta alla carta della ruota di fortuna degli arcani maggiori, quindi ci parla sicuramente di situazioni non del tutto stabili, quindi comunque di situazioni magari anche abbastanza altalenanti, che però obiettivamente, al di là poi chiaramente, vi ripeto, degli alti e bassi della sorte, vi hanno comunque regalato dei momenti di positività. Quindi, per esempio,
nel caso in cui voi abbiate iniziato una nuova professione da liberi professionisti, per esempio aprendo la classica partita IVA, avete notato successivamente dei momenti di guadagno e dei momenti magari di maggior calo, dove per esempio appunto la fortuna non sembrava girare dalla vostra parte. Ma vi ripeto, erano semplicemente delle situazioni passeggere. Di conseguenza, in qualche modo avete visto sì degli ostacoli, delle difficoltà, ma situazioni comunque poi ribaltarsi e diventare positive. Di conseguenza, a volte vi siete sentiti un po' in balia, appunto, della sorte, degli eventi imprevedibili. Vi siete sentiti in qualche modo di fronte all'inaspettato e anche magari a situazioni negative, ostacolate, che potrebbero aver causato un blocco, per esempio, delle vostre potenzialità. Ma è chiaro che sicuramente, pazientando con la tenacia, siete comunque poi riusciti a rivedere appunto dei momenti di positività, a rivedere il sole. Quindi comunque avete sempre avuto la capacità di ricominciare e di ottenere dei nuovi benefici. Cioè in realtà non vi siete persi d'animo. Nonostante, vi ripeto, questa carta ci parla di circostanze impreviste, che inizialmente erano obiettivamente ostacolanti, negative, ma che poi in qualche modo si sono trasformate, per esempio, a vostro favore. Quindi in realtà, vi ripeto, sì, la situazione abbastanza positiva, comunque proseguita anche e prosegue tuttora nel presente, anche se però ovviamente con dei piccoli alti e bassi. Quindi vi ripeto, dei momenti magari di ostacolo, che voi però avete in qualche modo imputato alla sorte, proprio perché in realtà non sentite di non essere voi capaci, ma sentite di essere appunto un po' sfortunati. Quindi, per esempio, di non aver trovato la clientela giusta. Comunque ci sono degli andamenti sul mercato che non vi hanno permesso in qualche modo appunto di sfruttare la situazione appieno. Quindi, in qualche modo, non è dal vostro punto di vista causa della vostra inesperienza o di una mancanza da parte vostra di tenacia e comunque di laboriosità, ma è colpa del destino dal vostro punto di vista, cioè a volte vi sentite un po' sfortunati e obiettivamente lo siete, proprio perché la carta della sorte, della ruota di fortuna, ci parla proprio del caso. Quindi a volte situazioni imprevedibili che potrebbero un po' avervi, diciamo, lasciato di stucco e quindi in qualche modo anche fatto trovare impreparati di fronte a determinate situazioni. Ma vi ripeto, nulla di grave, semplicemente ostacoli passeggeri che poi comunque voi avete ovviamente poi chiaramente risolto. A questo punto però direi che è interessante, prima ancora che guardare le due carte inerenti appunto al futuro, cercare di capire un po' obiettivamente quali possano essere gli ostacoli, cioè se effettivamente è semplicemente parte del vostro percorso karmico la presenza di questi alti e bassi, oppure se effettivamente invece c'è una causa concreta ben precisa. E cioè, allora, qui abbiamo la carta della maschera. Ragazzi, ha un significato direi abbastanza intuibile. Qui c'è qualcuno che non racconta le cose così come sono realmente, quindi sicuramente purtroppo non lavorate in un ambiente di persone totalmente limpide, trasparenti e ovviamente di cui avere del tutto fiducia. La carta della maschera non ci parla necessariamente di un'energia maschile o femminile, non ci viene specificato, ci parla sicuramente però di una o più persone che appunto indossano una maschera, quindi che tendono a mentire. E ovviamente le menzogne in ambito professionale, a mio avviso, sono piuttosto pesanti, tanto quanto ovviamente nei sentimenti, proprio perché potreste, vi faccio un esempio, avere un datore di lavoro che potrebbe promettervi, per esempio, avanzamenti di carriera, comunque un posizionamento più importante, per esempio, nell'organico della propria azienda, e poi in realtà non lo fa mai, o comunque lo fa, ma con dei ritardi. Una persona che in qualche modo potrebbe ultimamente avervi, per esempio, promesso un aumento di stipendio e voi di concreto, ora nel presente, in realtà non vedete granché, o comunque quello che vi è stato dato in passato e che in passato vi sembrava potesse in qualche modo
aprirvi appunto ad una vera e propria trasformazione, ad oggi questa trasformazione non la vedete. Ma vi ripeto, la carta della maschera ci parla proprio di presenze, quindi di una o più persone non del tutto sincere, quindi persone che potrebbero per esempio anche mostrare nei vostri confronti simpatia, apprezzamento, e purtroppo invece potrebbero essere persone che a volte si potrebbero perdere in situazioni piuttosto meschine e banali, quindi persone che potrebbero pettegolare per esempio alle vostre spalle e quindi diciamo farvi un po' di terra bruciata. Quindi è chiaro che ci sono delle faccende poco chiare, degli intrighi, e vi ripeto, in particolar modo proprio la carta della maschera ci parla di una sorta di doppio gioco, cioè persone che fanno buon viso a cattivo gioco, appunto, cioè che davanti a voi hanno un atteggiamento, poi nel momento in cui ovviamente voi girate le spalle queste persone dicono e fanno tutt'altro. Quindi in realtà è chiaro che questa è una carta che sta cercando anche di avvisarvi comunque di stare in guardia, perché vi ripeto, una persona in particolare o un gruppo di persone non si comporta del tutto correttamente. Mi raccomando, la carta della maschera è anche un consiglio al consultante di controllare bene, o comunque in qualche modo fate verificare per esempio da un avvocato piuttosto che presso un sindacato effettivamente la correttezza per esempio di un contratto, perché la carta della maschera ci può parlare anche di situazioni non del tutto chiare e non del tutto a vostro favore in un documento, in un atto scritto. Quindi se potete comunque fate magari controllare eventualmente appunto un nuovo contratto oppure delle nuove mansioni se avete qualcosa di scritto. Oppure, vi ripeto, la carta della maschera può parlare proprio della finzione da parte di qualcuno di avere un'idea di voi di un determinato tipo e poi invece l'idea è totalmente differente. Quindi non guardate e badate solo alle apparenze, cercate di andare al di là, perché qui c'è qualcosa che non è come sembra. Quindi attenzione a un po' di falsità, un po' di inganni, un po' di raggiri. Quindi vi ripeto, c'è una persona o anche, spero di no, ma più di una persona che non si mostra nella sua vera natura e che maschera i propri reali intenti. Quindi cercate di capire bene questa persona, per esempio, vi ripeto, un determinato datore di lavoro, ma anche un socio, per esempio, che cosa effettivamente vuole da voi, quali vantaggi può volerne trarre. Perché qui, vi ripeto, c'è qualcuno che potrebbe in qualche modo mentire. E vi ripeto, cercate di far controllare documenti e atti o di prestare più attenzione a tutto ciò che è scritto, perché c'è qualcuno che potrebbe usare in maniera scorretta, per esempio rubando un vostro progetto di cui magari voi avete lasciato qualche nota sparsa per esempio nel vostro ufficio, è un esempio, ma fate attenzione perché qui c'è qualcuno che non è particolarmente onesto, eh? Quindi in realtà purtroppo non dipende dalla sorte o comunque dal vostro percorso karmico, qui c'è proprio una o più persone che in qualche modo mette i bastoni fra le ruote e non è una persona sincera. Quindi anche nel momento in cui voi abbiate notato appunto degli alti e bassi, fate attenzione perché questi alti e bassi possono ovviamente essere inerenti a dei comportamenti poco puliti provenienti da questa persona o da questo gruppo di persone. Le ultime due carte ci parlano appunto del futuro, in maniera diversa però. Questa posizione ci parla di tutti quegli aspetti appunto inaspettati, imprevedibili, tutto ciò che in qualche modo vi si porrà dinanzi nel vostro cammino professionale, indipendentemente dalla vostra volontà. Quindi tutti i fatti imprevedibili, tutto ciò che voi non vi aspettate che vi possa accadere e che invece vi accadrà. Allora, le coccole. Qui verrà sicuramente qualcuno in vostro aiuto, con la carta delle coccole. Allora, la carta delle coccole appunto ci parla di una persona
potrebbe essere anche legata sentimentalmente a voi, eh? Quindi potreste comunque avere una simpatia, per esempio, in ambito professionale, o potreste lavorare, per esempio, con la vostra stessa compagna. Quindi c'è qualcuno che comunque vi vede assolutamente di buon occhio e che appunto invece vi aiuterà contro queste maschere. Quindi che cercherà in tutti i modi di aiutarvi a fare le scelte giuste. Ovviamente è una persona, vi ripeto, che vi vuole bene, è una persona che prova affetto, è una persona che prova stima. Potrebbe essere anche, vi ripeto, una persona che prova amore per voi, una persona a cui voi piacete e che però ha il ruolo e le possibilità e le potenzialità per potervi aiutare. Magari c'è una collega che stravede particolarmente per voi e che quindi farà di tutto per aiutarvi e lo farà perché ci riuscirà obiettivamente. Quindi in realtà è una persona che, vi ripeto, a cui voi piacete, oppure semplicemente può essere appunto una persona che vi vuol bene, un vostro amico che magari appunto lavora con voi, un collega che è particolarmente affezionato alla vostra presenza o che stima le vostre capacità. Quindi sicuramente questa carta ci parla di gioia e di sollievo. Quindi certe difficoltà verranno meno, ma in questo caso grazie alla presenza di una persona in particolar modo che sarà molto attenta alle vostre esigenze, alle vostre necessità, una persona premurosa, una persona affettuosa, con la quale ci sarà comunque un'ottima intesa. Quindi, per esempio, nel caso in cui voi abbiate una società e siate, per esempio, tre o quattro soci, ce n'è uno in particolare che verrà in vostro aiuto e sul quale voi potete fare assolutamente affidamento. Oppure, nel caso in cui voi possiate essere appunto persone impegnate sentimentalmente, potrebbe essere la vostra compagna, a prescindere che lavori o meno con voi, ma potrebbe per esempio darvi quel consiglio giusto che potrebbe sbloccare questa situazione. Noi donne siamo particolarmente ricettive per quanto riguarda la realtà che ci circonda, quindi potrebbe per esempio aiutarvi ad identificare questa maschera, quindi a capire chi potrebbe essere questa persona che in qualche modo cerca di ingannarvi, o che comunque, vi ripeto, fa buon viso a cattivo gioco. Oppure potrebbe aiutarvi, per esempio, nel mettere una buona parola, nell'alleggerire la tensione professionale, nel caso in cui, per esempio, lavoriate con questa donna. Oppure potrebbe, per esempio, aiutarvi nel guardare oltre, per esempio nel non fare determinate scelte professionali. Nel caso vi venga in mente, per esempio, appunto di lasciare questo posto di lavoro, potrebbe darvi il consiglio giusto o potrebbe proporvi altri posti di lavoro. Quindi qui c'è qualcuno di molto legato a voi, ma da un punto di vista, direi, sentimentale ed emotivo, che potrebbe appunto venire in vostro aiuto. Nel caso in cui voi, per esempio, abbiate una società appunto con proprietà con dei familiari, potrebbe essere un fratello oppure una sorella. Quindi qualcuno che comunque vi stima e vi vuole bene e che quindi vi aiuterà in qualche modo nel risolvere la situazione e magari proprio nell'identificare questa maschera. È un aiuto, obiettivamente, che voi non vi aspettereste di ricevere, perché sicuramente sono delle parole in particolar modo, un aiuto pratico e concreto che voi non vi aspettereste, ma che in realtà vi aiuterà molto e che vi farà tanto tanto piacere, perché vi sentirete appunto coccolati come non mai e soprattutto aiutati, capiti e compresi. C'è quella buona parola, quell'intuizione, quella possibilità di guardare oltre che vi verrà data da una persona, vi ripeto, legata a voi, o da un legame appunto erotico, sentimentale, oppure per esempio semplicemente amicale, ma che comunque ha molta importanza per voi. D'accordo? Vediamo a questo punto la carta della sentenza definitiva, quindi il destino definitivo. Ovviamente, ragazzi, in tempistiche abbastanza brevi, perché chiaramente parliamo di un futuro immediato, cerchiamo di capire quindi da un punto di vista professionale e ovviamente di conseguenza anche economico, che cosa accadrà nella vostra vita. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della passione. Allora,
Da un punto di vista strettamente professionale, questa carta ci fa pensare appunto alla presenza sicuramente di un grande interesse da parte vostra, per esempio per un nuovo progetto, per esempio per idee, nuovi propositi, per un nuovo contratto, per un avanzamento di carriera, per nuove possibilità e opportunità, per esempio di sbocchi. Quindi c'è grande passione, ovviamente. E ovviamente questa carta ci rappresenta degli ottimi risultati. Quindi in realtà la vostra determinazione vi spalancherà veramente le porte del successo. Quindi le vostre iniziative saranno assolutamente ben riposte e ben viste e riuscirete ad attirare anche l'attenzione sulle vostre capacità da parte di una persona. Quindi in particolar modo, per esempio, un capo, un datore di lavoro, un capoturno, che quindi potrebbe apprezzare molto la vostra dedizione, la passione che ci mettete proprio in ambito appunto professionale. Quindi sicuramente darete vita a grandi progettualità, sarete molto più creativi a seconda ovviamente della tipologia di lavoro e di professione che voi avete, state comunque conducendo, quindi vi sentirete molto più inclini, molto più vicini alle vostre capacità. E di conseguenza cercherete proprio di dare il meglio di voi, proprio per cercare evidentemente anche di in qualche modo far tacere questa maschera, questi pettegolezzi, queste persone o questa persona che rema contro. E ce la farete, perché la carta della passione indica proprio il consolidamento professionale. Quindi, come nelle stese d'amore rappresenta appunto, vedete, un'unione che in qualche modo è ovviamente contraccambiata da parte di entrambi, ecco, in questo caso in ambito professionale voi verrete premiati per le vostre capacità, per la vostra determinazione, nonostante appunto le difficoltà. E quindi sicuramente avrete la possibilità di arrivare a dei livelli a cui molto probabilmente non avreste mai pensato di arrivare. Quindi avrete molto carisma anche. Molto fascino. Sarete in grado di condurre, per esempio, un gruppo attorno a voi, a lavorare con voi, a vostro favore, aumenterà la vostra clientela, nel caso in cui, per esempio, abbiate un negozio piuttosto che appunto un'attività in proprio. Quindi sicuramente ciò che fate piacerà. Quindi molte più persone si fidelizzeranno, diciamo, a voi, al vostro lavoro e alla vostra professione. Ovviamente la passione ci parla anche di un ritorno economico importante, quindi tutto questo porterà ad una grande gioia, grandi soddisfazioni, anche da un punto di vista appunto strettamente monetario. Quindi riuscirete ad affascinare tutte le persone che in qualche modo fanno parte del vostro entourage professionale. Quindi, per esempio, i vostri progetti verranno accettati e anzi, voi verrete in qualche modo acclamati dal gruppo per le vostre capacità, per la vostra genialità, per la vostra creatività. Quindi la carta della passione ci parla di un momento professionale, economico, finanziario molto importante. È chiaro che però la carta della passione può parlare anche di amore, cioè potreste in ambito appunto professionale innamorarvi o provare una forte attrazione verso una persona in particolar modo, ricambiati, ovviamente. Probabilmente anche quella persona che magari vi ha aiutato, quella collega che potrebbe in qualche modo avervi aiutato. E quindi scoprire, per esempio, che l'aiuto di questa persona potrebbe essere appunto dovuto ad un sentimento che prova per voi e quindi potreste voler in qualche modo dar vita ad una nuova anche relazione amorosa. Quindi potrebbe nascere anche un rapporto d'amore, oppure nel caso in cui comunque lavoriate con la vostra compagna, il vostro rapporto risentirà positivamente del vostro miglioramento da un punto di vista appunto professionale ed economico-finanziario. Comunque vi ripeto, è una carta molto bella che ci parla di ottimi risultati, che ci parla di determinazione, che ci parla di grande fortuna. Chiaramente
Ragazzi, vi ripeto quello che vi è stato consigliato appunto nel momento in cui abbiamo estratto la carta della maschera. Cercate di prestare la debita attenzione a qualsiasi cosa sia scritta, quindi documenti, atti, contratti, e cercate ovviamente di non dare subito immediata credibilità a qualsiasi cosa vi venga detta. Quindi cercate di essere un po' più furbi, porre proprio al vaglio della ragione determinate promesse, perché qui c'è qualcuno di un po' troppo furbetto che le promesse tende a non mantenerle. D'accordo? Però vi ripeto, generalmente la situazione prenderà comunque un'ottima piega. D'accordo? Quindi nell'immediato futuro, con la carta della passione, aspettatevi grande positività, sia da un punto di vista di riconoscimenti, carriera, ma anche ovviamente da un punto di vista economico-finanziario e anche, perché no, da un punto di vista amoroso e sentimentale. D'accordo? Quindi questa variante termina qui. Io ricomincio appunto a mescolare. Riprendiamo il mazzo, gli arcani. E iniziamo appunto la seconda variante. Di conseguenza, per tutti coloro che appunto si sono sintonizzati per il principio di sincronicità a questo video e che quindi hanno scelto la seconda variante, cerchiamo appunto di capire come procederà il vostro lavoro, la vostra professione e ovviamente di rimando anche la vostra situazione economico-finanziaria. Vediamo un po' se ci sarà per esempio un aumento di carriera, se ci sarà per esempio un aumento di stipendio, dei riconoscimenti. Cerchiamo un po' di capire obiettivamente come procederà la vostra vita da un punto di vista professionale. Allora, perfetto. Allora, vediamo un po'. Io metto il mazzo in questa posizione così non infastidisce la lettura. Allora, iniziamo dalla prima posizione, ossia appunto il passato. Quindi, qualche giorno fa, qualche settimana fa, ma anche qualche mese fa o addirittura anche oltre un anno fa, perché come appunto ho specificato nella variante precedente, la carta del passato si riferisce ovviamente a un passato che può essere più recente, quindi vi ripeto qualche giorno fa, qualche settimana fa, ma può riferirsi anche a un tempo ovviamente più lontano, quindi qualche mese fa o appunto addirittura anche un anno fa. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta del tentativo. Allora, la carta del tentativo ci parla di una situazione positiva, però grazie sicuramente alle vostre potenzialità e comunque alla vostra forza, alla vostra determinazione. Quindi, ovviamente, rispetto alla variante precedente, e qui si conferma come sempre la teoria degli opposti psichici di Jung, variante precedente che invece prevedeva un'accoglienza più benevola da parte evidentemente dell'ambiente che circondava appunto il soggetto della stesa. In questo caso avete dovuto in qualche modo sgomitare e farvi un pochino più largo, evidentemente tra per esempio rivali piuttosto che concorrenti. Quindi la carta del tentativo ci parla proprio di una forza, di una tenacia che in qualche modo ovviamente ha fatto parte di voi, quindi questo sicuramente vi fa
particolarmente onore, proprio per cercare di farvi notare, diciamo, il più possibile nel vostro ambiente professionale. Vi siete sforzati in tutti i modi, in tutte le maniere, di fare la cosa giusta e di risolvere anche eventualmente delle problematiche che in qualche modo potreste aver avuto in ambito professionale, con tanto impegno e soprattutto tanta pazienza. Quindi vi siete sicuramente cimentati anche in situazioni nuove, per esempio nuove mansioni, che per voi potrebbero essere state appunto una novità, ecco perché appunto la necessità di impegnarsi, avete rischiato, ma per riuscire ad ottenere ciò che realmente desideravate. Quindi i tentativi sono andati a buon fine, assolutamente sì, ma chiaramente in questo caso avete dovuto lavorare molto di più e indirizzare molto di più verso il successo la vostra vita professionale. Quindi diciamo che le cose non vi sono state proprio regalate, quindi c'è stato anche il bisogno di un'importante spinta interiore che vi ha portato comunque a vedere le cose per quelle che erano, quindi a guardare in faccia, come sta facendo questo gattino, quelle che sono le difficoltà, ma ovviamente riuscendo comunque a farvi fronte. Grazie, vi ripeto, ad un'interiorità forte che si è impegnata con costanza e determinazione. Quindi sicuramente, vi ripeto, nulla vi è stato regalato e molto probabilmente vi siete anche sentiti messi alla prova più e più volte. La carta del tentativo è come se voi vi foste sentite sotto la lente di ingrandimento, di fronte a continui test, da parte per esempio di un datore di lavoro, di altri colleghi, che volevano assaggiare le vostre capacità. Voi vi siete resi conto di questo, ma è chiaro che avete cercato di fare di tutto e di più per ovviamente ottenere una risposta positiva da queste persone, quindi la loro stima. E ci siete riusciti, perché la carta del tentativo ci parla proprio, vi ripeto, dopo diversi sforzi, dopo coraggio e determinazione, siete riusciti ad ottenere ciò che volevate. Ok? Però vi ripeto, qui avete dovuto sicuramente sudare un po' di più. E vi ripeto, vi siete sentiti messi particolarmente alla prova. Per esempio, potreste essere stati assunti in una nuova ditta e aver dovuto dimostrare le vostre capacità. Oppure avete preso in mano un nuovo progetto abbastanza impegnativo e avete dovuto dimostrare di esserne all'altezza. Ok, quindi qui ci sono state delle situazioni particolarmente gravose che hanno ovviamente obbligato voi stessi a tirarvi su le maniche sicuramente, ma anche a far fronte a tutta la vostra forza interiore, a tutta la vostra saggezza e a tutte le vostre capacità in qualche modo di gestire al meglio l'ambiente. Vediamo a questo punto il presente, quindi ad oggi com'è la vostra situazione appunto professionale. E qui abbiamo la carta dell'allegria. Sicuramente, come vi dicevo con la carta del tentativo, qui avete avuto sicuramente la possibilità di dimostrare tutte le persone che in qualche modo vi circondano che voi valete. E vi siete anche presi delle soddisfazioni, perché la carta dell'allegria ci parla proprio della capacità di dimostrare a se stessi, ma anche e soprattutto agli altri, le vostre possibilità. Questo vi ha ovviamente portato ad esultare molto spesso. Quindi tutte le questioni professionali che vi stavano a cuore nel presente stanno prendendo una piega positiva. O comunque, in qualche modo, vi siete un po' alleggeriti da queste tensioni che avevate nel passato. Quindi sicuramente questo andrà ad influire positivamente anche sulle vostre scelte del futuro, perché voi sapete che in tarologia la carta del presente non ci parla unicamente del presente tout court, cioè del momento in cui voi state guardando la stesa, ma ci parla ovviamente anche, per esempio, dell'immediato futuro, quindi i prossimi giorni, le prossime settimane. Quindi sicuramente vi sentite, da un punto di vista psicofisico, più forti,
quasi di buon umore, proprio perché in realtà è come se i vostri sogni o una parte dei vostri desideri si stiano comunque avverando. Quindi state vivendo con una maggior leggerezza anche magari delle problematiche che potrebbero esserci, perché sicuramente la carta dell'allegria, come tutte le carte, ha comunque dei risvolti negativi. Quindi in qualche modo ci sono anche delle situazioni pesanti, di ostacolo. Però è chiaro che comunque sapete in questo momento anche gestire al meglio la vostra quotidianità professionale, perché l'allegria ci parla proprio della necessità di trovare i vostri spazi senza buttarvi a capofitto come per esempio avete fatto nel passato con la carta del tentativo, che ci parla invece di una necessità di lavorare tanto, lavorare sodo. In questo caso è come se vi foste leggermente più alleggeriti, anche proprio da un punto di vista mentale. Anche se magari le mansioni sono aumentate, ma le vivete meglio e quindi in maniera più leggera e più spensierata. Quindi riuscite anche a lasciarvi andare al buon umore. Quindi sicuramente, vi ripeto, non stiamo parlando, ragazzi, di comportamenti superficiali, questo assolutamente no. Ma stiamo parlando comunque di situazioni molto favorevoli che però vi siete guadagnati, ragazzi, perché vi ripeto che siamo partiti dalla carta del tentativo. Quindi qui c'è successo nelle questioni, vi ripeto, che vi stanno più a cuore, grazie proprio a quello che avete fatto in passato, eh? Quindi qui il passato è fondamentale, è stata come una sorta di pietra miliare, un trampolino di lancio che vi ha permesso ad oggi di godere di alcuni risultati. E quindi vi ripeto anche di prendervi delle dovute soddisfazioni nei confronti di qualcuno, mostrando comunque il visto che ne sono capace. Quindi è chiaro che, ragazzi, in questo caso non si parla di ripicche, ma semplicemente di prendervi le vostre dovute soddisfazioni. Quindi avete capito il vostro valore e avete capito che gli altri lo hanno compreso. Quindi la situazione è decisamente positiva. Andiamo però in questo caso a notare ovviamente gli ostacoli, quindi se c'è qualcosa ovviamente ancora nel presente che può fungere da ostacolo. E qui abbiamo la carta del fanciullo, sì. Allora, in questo caso il fanciullo può rappresentare o un'energia maschile molto giovane, quindi il fanciullo può rappresentare generalmente un ragazzo piuttosto giovane, quindi al di sotto dei 30 anni o comunque un'età pressappoco massima entro i 30-35 anni, quindi comunque una persona molto giovane, un ragazzo, che in qualche modo è particolarmente immaturo, è una persona debole, è una persona infantile, è una persona superficiale, che potrebbe, diciamo, per mancanza di avvedutezza, causare dei disastri. Quindi mi raccomando, nel momento in cui lavorate con una persona particolarmente giovane, cercate di prestare le dovute attenzioni, perché, vi ripeto, rappresenta una persona inesperta e comunque una persona che potrebbe combinarne. Oppure, nel momento in cui, per esempio, nel vostro entourage di lavoro ci siano più persone molto giovani, magari anche più giovani anagraficamente di voi, vi ripeto, generalmente il fanciullo non supera i 30-35 anni, prestate comunque attenzione perché sono persone che potrebbero creare caos, quindi persone caotiche, persone superficiali, persone, vi ripeto, anche molto incerte, indecise, che potrebbero portare quindi ad una situazione di alti e bassi, proprio perché non sono in grado di gestire le situazioni e quindi in qualche modo potrebbero provocare dei piccoli blocchi, ma vi ripeto, nulla di trascendentale. Il fanciullo rappresenta qualcuno che non è indipendente, quindi vi ripeto, o è qualcuno, per esempio il classico apprendista, che chiaramente non è ancora capace del tutto al 100% nella sua professione, quindi prestate la dovuta attenzione, oppure, vi ripeto, è una persona o anche più di una persona, però vi ripeto, sempre comunque giovane, che
non necessariamente per mancanza di esperienza, ma proprio perché caratterialmente è una persona poco efficace, diciamo così, non particolarmente sveglia e non particolarmente intelligente, per cui appunto potrebbe causare dei problemi. Non c'è una volontà nel ferire voi, però, perché il fanciullo non ci parla mai di un nemico, quindi non è la carta del nemico, la carta del rivale, per esempio, non è la carta dello stregone o della strega. Qui parliamo di un individuo che potrebbe sbagliare, commettere degli errori per, vi ripeto, o inesperienza o proprio per completa incapacità. Quindi persone un po' troppo superficiali, all'acqua di rose direi, che lavorano male e che potrebbero appunto causare disastri o comunque, vi ripeto, anche semplicemente dei blocchi o delle problematiche. Il fanciullo però può rappresentare non soltanto una persona molto giovane, ma anche l'inizio, il punto di partenza di una nuova, per esempio, mansione professionale, di un nuovo progetto. Attenzione, perché questo nuovo progetto potrebbe fare acqua da qualche parte. Quindi potrebbe non essere stato tutto ben definito per appunto atteggiamento superficiale, per una leggerezza di troppo. Quindi se per esempio in ambito professionale state cercando di portare avanti il vostro progetto, sceglietevi le persone giuste con le quali dovreste collaborare. O cercate di capire effettivamente se questo progetto può andare in porto oppure ha delle falle, perché delle falle ce le potrebbe avere. Oppure nel caso in cui abbiate, per esempio, appena fatto un colloquio professionale, vi sembra tutto perfetto e state per in qualche modo accettare la proposta di lavoro, cercate di controllare bene che sia tutto fatto alla regola d'arte. Ok? Quindi qui ci parla di un problema legato proprio all'inettitudine e all'inesperienza di chi potrebbe lavorare con voi o per voi, per esempio, nel caso in cui voi siate dei liberi professionisti. Quindi mi raccomando, cercate di capire bene chi può e chi non può collaborare con voi. Perché sicuramente è d'accordo aiutare le altre persone a crescere in ambito professionale, però prestate la debita attenzione, perché poi non ci deve rimettere tutta la vostra professionalità, la vostra azienda, il vostro modo di lavorare. Quindi mi raccomando, cercate di conoscere il più possibile tutto ciò su cui voi state lavorando per evitare qualsiasi appunto problema. Il fanciullo però può rappresentare anche un bambino, quindi nel caso in cui voi siate genitori, potrebbe rappresentare delle preoccupazioni, mi auguro di no, però ragazzi, inerenti ad un figlio molto piccolo, che ovviamente nel presente potrebbe in qualche modo crearvi delle ansie, dei timori, vi ripeto, delle preoccupazioni. E di conseguenza potrebbe creare ovviamente dei piccoli blocchi per quanto riguarda la vostra creatività, la vostra presenza anche per esempio professionale, perché è chiaro che il figlio ha un ruolo predominante nella vita di un genitore, di conseguenza, nel momento in cui il figlio possa, per esempio, non star bene o avere qualsiasi altra tipologia di problematica, è chiaro che un genitore non potrà mai avere la mente libera e sgombra da preoccupazioni. E quindi questo potrebbe ovviamente portare a risentirne da un punto di vista professionale, per cui la persona potrebbe ovviamente non lavorare più come prima, lavorare bene, lavorare in maniera spensierata. Però ovviamente mi auguro di no. D'accordo? Quindi è chiaro che dovete fare attenzione a tutto ciò che è nascente, a tutto ciò che è embrionale. Quindi o colleghi particolarmente giovani o un collega particolarmente giovane, oppure progettualità nuove che però potrebbero, diciamo, essere state mal organizzate. D'accordo? Ma qui non c'è una volontà nel, diciamo, in qualche modo portare a voi ostacoli, come invece nella variante precedente, dove invece avevamo proprio la carta della maschera, quindi dei nemici veri e propri. In questo caso invece non avete nemici, vi ripeto, voi siete veramente ben visti nel vostro ambito professionale, grazie proprio alla fatica che avete fatto, vi ripeto, nel passato. Però mi raccomando, cercate di conoscere il più possibile ciò che andate a fare o che andrete a fare,
perché, vi ripeto, avrete bisogno dei giusti collaboratori e ovviamente anche delle giuste conoscenze, anche in un progetto, appunto, vi ripeto, strettamente embrionale. Queste due carte rappresentano appunto entrambe il futuro. In questa posizione, ovviamente, è il futuro immediato, inerente però all'inatteso. Quindi tutti quei fatti che vi sorprenderanno, tutti quei fatti inaspettati che appunto il destino, il karma vi porrà dinanzi e che voi ovviamente non vi sareste mai aspettati di vivere. Allora, vediamo un po' questo inatteso nella vostra vita professionale. E qui abbiamo la carta del dispiacere. Ecco, appunto, vi dicevo che con questa carta del fanciullo dovete cercare di prestare attenzione ad una progettualità, vi ripeto, o comunque per esempio ad un avanzamento di carriera, piuttosto che alla presenza di una o più persone al vostro fianco, vi ripeto, inesperte, che potrebbero in qualche modo causare qualche piccolo ostacolo. La carta del dispiacere ci parla per esempio di una cattiva notizia o comunque di una situazione che potrebbe in qualche modo provocare un rallentamento, per esempio, della vostra progettualità. Quindi un piccolo disappunto, vi ripeto, non rappresenta un dolore ovviamente emotivo, si parla semplicemente di una cattiva notizia che in qualche modo potrebbe non essere del tutto ben accetta per quanto appunto riguarda la vostra professionalità, proprio perché avrete bisogno anche dell'aiuto di una persona matura che potrebbe darvi suggerimenti appropriati, perché ovviamente la carta del dispiacere non ha soltanto risvolti negativi ma anche risvolti positivi. Quindi di fronte a degli ostacoli voi avrete proprio la necessità di un consiglio da parte di una persona, vi ripeto, più matura, più saggia, non necessariamente anagraficamente più grande di voi, può essere anche un vostro coetaneo, comunque una persona che in qualche modo è più ferrata sull'argomento, quindi una persona più preparata, che potrebbe ovviamente darvi delle delucidazioni più corrette in modo da permettervi di procedere con maggior successo. Quindi c'è la necessità di avere dei comportamenti adeguati per recuperare quel buon umore che avete avuto sino ad ora. Quindi vi ripeto, potrebbe esserci una cattiva notizia o comunque qualcosa su cui non si era indagato bene che invece vi lascerà un po' scontenti. Per esempio, nel caso in cui vi fosse stato proposto un nuovo progetto, potrebbe esservi stato taciuto qualcosa che non vi farà del tutto piacere. Quindi ci potrebbe essere un qualcosa che potrebbe portarvi un po' al malumore. Ma vi ripeto, è solo una nuvola passeggera la carta del dispiacere, non è la carta della distruzione. Ok, quindi sicuramente adotterete delle strategie corrette e ovviamente, vi ripeto, grazie anche al consiglio di persone comunque più preparate. Quindi mi raccomando, cercate di affidarvi, ragazzi, questo ve lo ripeto, a persone capaci, persone abili, persone intelligenti, persone non superficiali, persone sagge. Perché vi ripeto, ve l'ho detto con la carta del fanciullo, non è nulla di grave, nulla di tragico, però chiaramente sono persone che in qualche modo potrebbero mettere dei bastoni fra le ruote, causarvi un po' di malumore, farvi rimanere male o comunque cattive notizie. C'è qualcosa che non vi tornerà, di un progetto, piuttosto che per esempio di un avanzamento di carriera, un nuovo posto di lavoro in cui lavorare, un nuovo contratto. C'è qualcosa che obiettivamente, come vi veniva consigliato appunto, controllate bene, perché qui c'è qualcosa che non vi torna, che non vi piacerà particolarmente. Vi ripeto, nulla di drammatico, ma sono comunque delle situazioni a cui prestare attenzione. Ma vi ripeto, non è dovuto alla presenza di un nemico, ma semplicemente alla presenza di persone che purtroppo vi circondano e che obiettivamente sono del tutto incapaci o spesso superficiali. Quindi cercate di indagare meglio la situazione
in modo da non esitare, in modo da riuscire ad intervenire in maniera pronta nel momento in cui ci sarà la necessità. D'accordo? Quindi mi raccomando, cercate di prestare attenzione perché purtroppo siete circondati da persone un po' sciocche, oltre che, vi ripeto, per carità, anche inesperte, e ci sta perché chiaramente, ragazzi, l'esperienza poi la si fa lavorando e questo mi sembra ovvio, però non si sta parlando necessariamente di persone inesperte, quindi vi ripeto, non solo di persone estremamente giovani, magari anche, vi ripeto, di coetanei che però lavorano male. O comunque persone che in qualche modo non sanno gestire bene, per esempio, appunto un progetto che state gestendo o comunque un lavoro di cui vi andrete ad occupare. Quindi ci saranno dei piccoli contrattempi che in qualche modo vi faranno rimanere un po' male. Ovviamente a cui riuscirete sicuramente a porre rimedio, ma grazie proprio, vi ripeto, al consiglio e alla presenza di persone invece capaci. Quindi cercate di prestare bene attenzione e di apprendere, imparare da persone che conoscono più di voi, perché evidentemente ci sono, le avete al vostro fianco e evidentemente sono le persone giuste in questo preciso momento e di fronte magari a queste piccole difficoltà che appunto potrebbero crearvi del malumore. Questa invece è la carta del futuro, quindi nell'immediato futuro è la sentenza definitiva, quindi l'immediato futuro da un punto di vista professionale. Allora, e qui abbiamo la carta della fortuna. Sicuramente ci saranno degli alti e bassi, ma qui c'è ovviamente successo. La carta della fortuna ovviamente ci parla anche di guadagno, guadagno da un punto di vista economico-finanziario. Quindi, come appunto vi ho ribadito sino ad ora, attenzione, vi ripeto, semplicemente a dei momenti di alti e bassi che vengono ovviamente causati, vi ripeto, dall'inesperienza e dalla superficialità di alcune persone. Alti e bassi che ci vengono appunto ribaditi con la carta della fortuna, ma che verranno poi egregiamente risolti grazie appunto sicuramente all'aiuto questa volta da parte del karma, perché la ruota di fortuna ci riporta ovviamente alla ruota di fortuna dei tarocchi, quindi degli arcani maggiori, al decimo arcano maggiore. Quindi in realtà voi avete dato tanto sino ad ora, evidentemente il destino e il karma verrà in vostro aiuto, perché obiettivamente questi piccoli ostacoli che appunto voi incontrerete in maniera, vi ripeto, inaspettata nel vostro futuro, non ve li meritate e di conseguenza, proprio perché voi avete dato tanto, quindi di conseguenza sarà proprio il karma questa volta a darvi una mano importante che quindi vi porterà sicuramente ad un momento di grande, grande successo. Quindi qui ci saranno sicuramente dei benefici che vi permetteranno di ritrovare l'allegria perduta, quindi ricominceranno le cose ad andare molto molto bene e quelle circostanze impreviste di cui vi parlavo all'inizio, quindi con la carta del dispiacere, che sembravano quindi negative, si trasformeranno magicamente volgendosi a vostro favore. Ragazzi, vi faccio un esempio. Per esempio, appunto, voi lavorate con un socio piuttosto che appunto un collega del tutto incapace o comunque un po' sciocchino. Sicuramente con la carta del dispiacere potrebbe combinarvi qualcosa di inaspettato o comunque, diciamo, creare delle problematiche per quanto riguarda appunto una vostra progettualità. Sicuramente voi accuserete il colpo della situazione negativa che vi si presenterà dinanzi, ma questa situazione potrebbe poi volgersi a vostro favore perché, per esempio, di fronte all'incapacità di questo ragazzo, potrebbero appunto decidere di sostituirlo, quindi, per esempio, di darvi un nuovo collaboratore o potreste decidere di chiudere la collaborazione con un socio cercandone e riuscendone a trovare poi uno decisamente migliore. Oppure queste situazioni così negative permetteranno a voi di emergere, per esempio, rispetto agli errori che ha compiuto il vostro collega piuttosto che il vostro socio. Quindi in realtà tutte queste situazioni che inizialmente possono sembrare negative si volgeranno proprio a vostro favore. Di conseguenza è chiaro che tutto ciò che è inaspettato inizialmente può far paura. La carta del dispiacere, vi ripeto, parla comunque
di una umoralità un po' dai toni bassi, quindi è normale rimanerci male. Ma vi ripeto che poi successivamente ci sarà l'intervento del karma che andrà ad evitare qualsiasi negatività, quindi che si cada comunque in una spirale di errori su errori, riuscendo per esempio, come vi dicevo poco fa, a far emergere voi oppure a far sostituire o ad allontanare, per esempio, questo cattivo collaboratore. Quindi, in realtà, tutto ciò che inizialmente può crearvi delle problematiche, poi avrà un risvolto del tutto positivo, anche in questo caso inaspettato. Quindi vivrete, diciamo, un futuro particolarmente incerto, ricco di sorprese, a volte negative, ma poi successivamente decisamente positive. Quindi vivrete un momento molto propizio. È chiaro che di conseguenza avrete la possibilità di nuove scelte, quindi potreste in qualche modo iniziare dei nuovi progetti in cui appunto voi avrete per esempio magari un ruolo più importante. Quindi in qualche modo qui ci sarà sicuramente un beneficio che ne arriverà da un momento di negatività. Beneficio, vi ripeto, anche da un punto di vista economico-finanziario. Quindi cercate di non farvi prendere dallo scoramento nel momento in cui, per esempio, potreste notare delle difficoltà o un eccessivo affaticamento. O nel momento in cui, per esempio, potreste notare dei collaboratori, appunto un collega di lavoro o un socio, non particolarmente pronto. Cercate di prestare attenzione a qualsiasi cosa faccia questa eventuale persona o queste eventuali persone. Perché, vi ripeto, nel momento in cui voi andrete a prestare tutta l'attenzione dovuta, poi sicuramente la situazione volgerà al vostro favore. Ma grazie proprio all'arrivo e all'intervento del karma. Di conseguenza, per esempio, nel momento in cui voi intraprenderete uno progetto che era stato assolutamente incensato come meraviglioso da chi in qualche modo lo aveva appunto creato, sì, successivamente noteranno, come vi ho detto con la carta del fanciullo e del dispiacere, anche delle falle che inizialmente potrebbero sembrare irrecuperabili, ma che poi invece porteranno ad aggiustare, a sistemare nel migliore dei modi appunto questo progetto e vedranno voi come protagonista principale. Quindi vi ripeto, in realtà tutto ciò che può essere di negativo e che può accadere in futuro di negativo, anche semplicemente dei piccoli ostacoli, si trasformeranno in qualcosa che prenderà una piega positiva per voi, quindi a vostro favore. Quindi voi comunque emergerete, sicuramente come figura molto importante e risolutiva. Vi ripeto, perché magari vi renderete conto dell'inefficacia e dell'inefficienza di determinati collaboratori o perché, per esempio, riuscirete a sistemare, per esempio, vi ripeto, un progetto, un lavoro, qualcosa che evidentemente non era stato gestito in maniera così impeccabile. D'accordo? Quindi qui abbiamo sicuramente un epilogo molto positivo, con degli alti e bassi, ma un grande aiuto da parte del destino, da parte appunto del karma. E soprattutto riuscirete ad emergere per quelle grandi capacità che voi avete dimostrato sin dall'inizio. Per cui chiaramente è giusto, ovviamente, che in questo caso sia proprio il karma ad intervenire, perché vi ripeto, evidentemente tutte queste difficoltà non ve le meritate assolutamente, anche perché sono causate, vi ripeto, non da una volontà, di nuocere a voi, ma dall'inefficacia, dall'inesperienza o anche dalla estrema superficialità da parte di alcune persone che appunto lavorano con voi, che evidentemente non sono i collaboratori migliori che chiaramente potrebbero capitarvi. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, ovviamente questa stesa finisce qui. Voi sapete come sempre che io tendo chiaramente a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, di conseguenza andremo comunque a tenere d'occhio ancora la situazione per ovviamente notarne sicuramente gli sviluppi. Ma vi ripeto, in questo caso è una stesa ovviamente molto molto positiva. D'accordo? Di conseguenza, buona fortuna. Buon percorso karmico e cercate di prestare attenzione a tutte queste persone che vi circondano e obiettivamente sono particolarmente superficiali,
ma alle quali darete un'ottima lezione, sia voi, la vostra determinazione, ma anche e soprattutto, appunto, il karma. Buona fortuna!